Buonasera, buonasera a tutti. Io innanzitutto tengo a precisare, aspetta perché c'è un'asta che non regge, tengo a precisare che non mi dovete ringraziare, questo lo voglio dire con molta chiarezza e senza retorica. Io non solo sono qua doverosamente come sindaco di Napoli e della città in cui insiste l'Ansaldo, ma perché credo fermamente in questa lotta, in questa battaglia, e che sono convinto che non è una lotta persa in partenza, e quindi è una battaglia che si deve fare e si deve cercare di vincere. Per poterla vincere devi unire il maggior numero di forze possibili e devi avere il quadro chiaro davanti. Io, sarà il fatto che provengo da un mestiere, quello di magistrato, che sono stato sempre abituato, lo faccio anche adesso, anche quando mi pare innamorarmi inizialmente di una tesi, di sentire sempre la tesi e l'altra tesi. Quindi ascolto gli operai, ascolto i delegati, ascolto i sindacati, ascolto l'azienda, ascolto tutti, perché voglio anche capire se quello che mi si prospetta dall'altra parte può essere convincente. Allora il sindaco si può fare una ragione, può venire dai lavoratori e può spiegare di essersi convinto di una cosa. Bene, io mi sono fatto un'idea molto chiara, che poi illustrerò nel 26 ottobre in questa manifestazione che vi invito a venire tutti a Napoli, che non è una manifestazione di parte, ma una manifestazione di tutta la città, in cui affronteremo la difesa del lavoro e illustrerò in modo articolato il mio pensiero. Ma voglio subito dire che a mio avviso ci troviamo di fronte a scelte politiche ed economiche molto chiare. Non ci troviamo di fronte a un piano industriale di Finmeccanica, Alenia e altro, ma ci troviamo, e se leggiamo con attenzione anche le dichiarazioni di Orsi di ieri, di fronte a una scelta ben precisa. Di fronte, anche volendo dare per buona la sua tesi, noi non possiamo investire in tutto. Finmeccanica ha deciso, essendo oggi l'azionista di maggioranza la Lega ed essendo la stessa Confindustria a livello nazionale fortemente governata dagli interessi del Nord, di spostare verso le regioni del Nord, e in questo si ha l'appoggio pieno del governo, perché anche qualora Berlusconi la volesse pensare diversamente, oggi non può fare a meno di quella che è la volontà della Lega. E anche la regione Campania è fortemente influenzata dal ministro Tremonti, che in questo accordo Lega, governo, Tremonti hanno fatto nell'amministratore Orsi, se volete sapere la mia opinione, l'esecutore testamentario di quelle che sono le realtà industriali di Napoli. Allora, di fronte a questa, è una scelta economica e politica, io sono molto d'accordo, ma del resto, come dire, faccio mia la sollecitazione, ma l'ho già fatta perché sto già lottando in questa direzione. Io credo che da Napoli deve partire una grande battaglia politica in difesa non di realtà industriali assistite, ma di realtà industriali di qualità e di eccellenza. Tra l'altro, quello che è paradossale, e ve lo dice uno che da sindaco sta investendo tutto sul trasporto pubblico, sta investendo tutto sulla metropolitana, faccio ogni giorno la lotta per cercare di pigliare i soldi da far avere ad Ansaldo, a Metropolitana, per finire la linea 1, la linea 6, non sapete che significa ogni giorno fino a mezzanotte cercare di pigliare soldi, recuperare, mantenere, e dall'altro lato poi si decide di spostare quello che funziona e quello che serve a livello di qualità e di specializzazione per rendere possibile il potenziamento del trasporto pubblico. Poi però l'avete detto, ma questo lo dico io. Io non vorrei nemmeno che i lavoratori napoletani come nazionali, questo faccio una riflessione a tutto tondo, debbano poi pagare anche fiumi di denaro pubblico che da Finmeccanica sono andati a finire magari nel giro delle tangenti o di altro, come invece di il sindaco non è sordo e poi ha sempre guardato, ha visto e conosce quei meccanismi. Quindi, siccome noi dobbiamo difendere il lavoro, e lo dobbiamo difendere perché in quest'area il lavoro
è non solo necessario per vivere, è dignità, e lo dico in questo caso anche con un interesse da sindaco che va oltre quello che voi potete immaginare. Il lavoro è argine alle illegalità, alla criminalità, alla criminalità organizzata. Difendere in quest'area l'industria napoletana significa un argine di fronte a derive che persone che non sono più in grado di portare uno stipendio al mese non si sa che fine fanno. Ecco perché è fondamentale lavoro, dignità e sicurezza e contrasto all'illegalità. Io ovviamente anche qui le tre sollecitazioni che mi avete fatto, grazie perché è un supporto, ma le sto già facendo. Io mi vado a sedere anche in dei tavoli dove farei molto a meno di sedere, perché sono persone con le quali magari non è che mi trovo proprio a mio agio politico e umano, ma sto facendo di tutto per mettere attorno a questo tavolo Presidente della Regione, Presidente della Provincia. Io ho anche detto al Presidente della Repubblica e allo stesso Presidente del Consiglio, ho detto guardate che il Sindaco di Napoli, da un punto di vista istituzionale e politico, sui temi del lavoro, dell'ambiente e della crescita di questa città è disposto a mettersi in prima linea di fronte a una lotta democratica e a una mobilitazione senza precedenti nella nostra realtà meridionale. Perché quello che ha detto il Presidente della Repubblica, penso che l'avete ascoltato a fine settembre, io lo condivido molto, cioè che senza il Mezzogiorno e quindi senza Napoli che è la capitale del Mezzogiorno non c'è unità d'Italia e non c'è sviluppo in questo paese. Quindi se loro pensano che noi mettiamo la testa sotto la sabbia, questo non avverrà. E quindi io tutto quello che potrò umanamente fare, in termini di partecipazione, in termini di energie, in termini di lotta politica e in termini di mettere insieme le forze migliori di questo paese, lo faremo. Poi consentitemi di dire un'altra cosa che mi colpì anche quando venni in campagna elettorale qui a fare volantinaggio, lo vedo oggi e l'ho visto anche stamattina che sono stato nel polo high tech dell'area est delle piccole e medie imprese. Qua ci sono tantissimi giovani, tantissimi anche laureati. Allora, siccome il motivo principale, ve lo dico, per cui ho fatto la follia di candidarmi a sindaco di Napoli è stato soprattutto quello di fare, anche qui umanamente possibile, perché oltre non possiamo andare, il resto lo affidiamo a Torino Palmese, è quello di evitare che i giovani di questa città, di questa terra, di questa regione siano costretti ad andare via, perché questa città sta diventando sempre più povera di giovani. Allora noi non solo dobbiamo fare tutto il possibile per creare le condizioni affinché ci siano nuovi posti di lavoro, e lo stiamo facendo, perché già in questi primi 4 mesi in termini di credibilità della città è cresciuta moltissimo a livello nazionale e internazionale, ma dobbiamo difendere quello che abbiamo. E io credo che questa battaglia la possiamo vincere, perché è molto una battaglia politica. Io l'ho detto anche l'altro giorno alla Fiat per quanto riguardava quell'altro tipo di battaglia. A me va benissimo che veniamo a inaugurare la Fiat Panda a Napoli, è tutto importante. Però prima di inaugurare, prima di fare, prima di dire, io voglio i numeri sui posti di lavoro che vengono garantiti a Napoli e sull'indotto, come hai detto tu prima giustamente, perché non è solo il lavoratore della fabbrica, ma è tutto l'indotto e tutto quello che significa. Allora io credo che noi dobbiamo fare alcuni passaggi importanti. Sicuramente il 26 ottobre cercare di riunire in quella grande iniziativa il maggior numero di operai e di impiegati, ma io credo anche di quadri e dirigenti, perché nella piazza pure di Piazza Borsa, quando incontrai gli amici, compagni e compagni della Lenia, io vidi anche molte persone che hanno un quadro, che hanno funzionari, sono funzionari di aziende e quant'altro, perché si percepisce che questa è una lotta che se si perde travolge tutti. Perché anche la storia che mi hanno raccontato della vendita, della crescita e del fatto che aziende straniere che acquisiscono poi possono garantire posti di lavoro, io non ci credo proprio, perché io credo che qua nel momento in cui cedi per Napoli e per il Mezzogiorno non c'è speranza. E ve la dico di più, sapete perché questa è una bella battaglia anche politica?
e ve lo dico dall'osservatorio generale che ho, quelli hanno paura che il mezzogiorno alza la testa, perché che il mezzogiorno stia in queste condizioni fa comodo a quegli interessi che ho detto prima. Siccome nel mezzogiorno c'è capacità di sviluppo molto di più che al nord, e se noi riusciamo a realizzare lo sviluppo come diciamo noi, cioè con le mani pulite, con la dignità dei lavoratori e con la forte democrazia del popolo che si muove, crollano i sistemi che sono insieme politici, economici e affaristici. Ecco perché noi dobbiamo essere uniti in questa battaglia e chiedere a tutti di partecipare. Sono molto d'accordo, deve partecipare Caldò, deve partecipare Cesare, ciò sono convinto della sensibilità anche del mondo cattolico, per questo non è una battaglia che vince quel partito o quell'altro partito. Se vinciamo, vinciamo per lo sviluppo del mezzogiorno, per la crescita, e io credo che da sindaco di Napoli ho il dovere, il piacere e devo dire la gioia, perché fa parte della mia vita di cittadino da sempre, quello di poter lottare per quello che è scritto, poi non dimentichiamocelo mai, nell'articolo 1 della Costituzione Repubblicana: l'Italia è una Repubblica democratica che si fonda sul lavoro. Quindi dal lavoro partirà una grande battaglia, e io l'ho detto in un'assemblea pubblica di poco tempo fa, che se la ricorderanno per i prossimi anni, perché sarà una grande battaglia democratica, forte, dalla schiena dritta, con coraggio e con dignità, solo come il popolo meridionale sa fare. Vi aspetto il 26 ottobre a Napoli, grazie.